Ciao il fine settimana. Oggi è sabato 5 febbraio 2022. E quali sono i tuoi segni oggi? Queste sono le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Scorpione. Creativi all'arrembaggio. Per voi creativi la mattinata sarà un piacevolissimo tour de force, bombardati di idee, ispirazioni, consigli, vi sentireste scoppiare la testa, con una gran voglia di mettervi subito all'opera, ma se attorno a voi non c'è silenzio, nulla da fare. Tutta la vostra genialità rischia di disperdersi come un volo di farfalla impazzito. Tranquilli, anche se perdete il filo lo ripiglierete in fretta, così rassicura Mercurio razionale abbracciato al vostro astro guida Plutone, entrambi buoni amici della Luna e di Nettuno, ispiratori in segno d'acqua in trigono al vostro. Contrarietà solo verso sera per via di un malessere, mal di schiena o bruciore di occhi, troppo computer. Ma per fortuna è sabato. Sconcerto, solitudine e tristezza, la coppia non attraversa un buon periodo e il consultante si sente come schiacciato dal peso della tristezza e della monotonia. Paura di non essere ricambiati, incertezze sul partner, sospetti e gelosia. Solitudine anche per i single che resteranno inchiodati nella solitudine e nella ricerca vana di nuovi stimolanti incontri. Bene il sociale. Inviti. Amici affettuosi. Il cielo ti donerà questa sera cose belle. Ti dedicherai alle frivolezze, ai divertimenti, a svaghi, alla moda. Non abbiate fretta di assumere qualche decisione che per voi potrebbe essere particolarmente importante, soprattutto in amore. Non precipitate oggi situazioni ed eventi. Prudenza. Non è il momento di lanciarvi in una nuova impresa. Fate prima una sosta e rilassatevi dedicandovi ad un hobby. Amori passati possono venire alla luce e tornare con tutta la loro forza imperante. Potreste incontrare un vostro ex che non ha mai smesso di essere innamorato di voi. Controlla le bollette scadute. Sistema i pagamenti arretrati. Occulto e astrologia ti attireranno particolarmente. Sogni profetici. Fai un po' di yoga. Giornata importante per i nati di lunedì, mercoledì e sabato riguardo a colloqui. Chiarimento in arrivo tra coniugi e partner di lunga data. Screzi, anche se piccoli, in qualche coppia appena formata. Meglio organizzare la giornata in modo da soddisfare tutti i vostri impegni, lasciate tempo per voi stessi in serata e dedicatevi a qualcosa che vi piace. Una persona oggi vi penserà particolarmente, non è importante sapere chi sia, ma solo che lo sta facendo. Questo vi aiuterà a vivere la giornata meglio e con più serenità. È un periodo particolare della vostra vita. Cercate di fare affidamento solo sulle vostre forze. Non è il momento di pretendere dagli altri. In amore non sarete al meglio della seduttività. Non dovrà preoccuparvi qualche nuvoletta in amore. Un confronto con il vostro capo vi farà perdere dei punti nel suo giudizio. Accontentatevi e pensate se davvero vale la pena di discutere e arrabbiarsi tanto. A volte il lavoro potrebbe essere non molto soddisfacente, soprattutto se noioso e ripetitivo. Cielo che vede addensarsi aspetti planetari positivi con altri meno positivi per voi quest'oggi. In acquario Saturno vi obbliga a venire allo scoperto e a mollare un poco il vostro atteggiamento riservato occultante che non mostra mai del tutto quel che pensa. Vi abituate allora ad essere completamente trasparenti, totalmente limpidi di fronte al vostro prossimo. Scoprirete che anche, forse questo modo di essere non è poi tanto male. Cari Scorpione, se siete single non arrendetevi, l'importante è sganciarsi dal passato. So che siete uno Scorpione e non è facile dimenticare, ma per andare avanti è fondamentale. Per quanto riguarda il lavoro, fate attenzione alle spese. Giove è dissonante, porta con sé dei dubbi. La vostra filosofia vi rende più flessibili con gli altri e il buon umore è all'ordine del giorno. La vostra tranquillità interiore vi permetterà di riacquistare sicurezza e vitalità. A lungo termine, il riposo vi gioverà. Prima o poi tenterete di prendere delle decisioni molto più convincenti rispetto al passato, nel quale avete inanellato una serie di scelte prese a caso, semplicemente sulla scia dell'istinto. Ebbene, dovreste imparare che, per imboccare la strada giusta ad un bivio,
Prima si deve valutare quello che si potrebbe trovare alla fine della via, altrimenti non si otterrà mai quel che si vuole. Tanti amici astrali per voi quest'oggi, a cominciare dai vostri due governatori Plutone e Marte in Capricorno abbracciati a Mercurio. Tutti quanti alimentati dalla Luna mattutina, a sua volta amica di Giove e Nettuno. Insomma, sentitevi in una botte di ferro, tra l'altro il vostro metallo preferito, perché lo siete. Qualche complicazione solo per opera della coppia Sole-Saturno, strettamente congiunta in acquario in quadratura. Qualcosa del passato vi turba e vi mette i bastoni tra le ruote, anche in famiglia le relazioni non sono idilliache. Amore ed Eros. Tenerissimi col partner, dolci e amorevoli con i figli, ma quando si tratta dello zoccolo più anziano e duro della famiglia diventate intrattabili. Linguaggio caustico e fuori luogo, vero non siete tipi da salamelecchi e non girate attorno alle cose ma. Un po' più di sensibilità non farebbe male, soprattutto perché ne avete da vendere, peccato vi ricordiate di usarla solo di rado. Quali sono le zone erogene che corrispondono al vostro segno? Il petto, il seno, l'alto ventre, e infine i piedi, per armonia e due segni con cui lo scorpione è collegato beneficamente nella ruota dello zodiaco, il cancro e i pesci. La luna benefica per il vostro segno, molto positiva vi sollecita beneficamente tutte queste zone del corpo. Lavoro e denaro? In mattinata avete altro per la testa, i sentimenti, la bellezza, la creatività. Il tour de force perciò lo concentrate tutto nel pomeriggio con un affare da concludere, un progetto da ultimare, un meeting in cui esplicitare i vostri programmi e far valere le vostre ragioni, cosa che di sicuro non mancherete di fare. Un errore compiuto in passato torna a galla imbarazzandovi. Cercate di non farvi un'opinione sulle diverse questioni prima di aver ascoltato tutte le versioni di una storia. Potreste essere accusati di essere di parte o cose del genere e al momento non vi giova. Siete pronti a salire su una giostra di occasioni pronte a presentarsi al vostro passaggio? Uno strepitoso Plutone è pronto per crearvi le, specie se siete nati nella scorpionica terza decade. Questo è lo scenario che vi si apre adesso. Non è un circo Orfei ma il provvidenziale nuovo mondo disegnato da Plutone, pioniere di tante iniziative. Il pianeta si muove aprendovi nuove possibilità lavorative o nuove prospettive di miglioramento professionale se un lavoro lo avete di già. Benessere. Ottima salute, vi nutrite bene e dormite quanto basta, insomma affermate con ragione di non avere problemi. Tranne uno, la fatica ad alzarvi dal letto o quella a addormentarvi la sera. Se avete già aperto una o due ante le articolazioni scrocchiano, segno che hanno un assoluto bisogno di moto, l'immobilismo invecchia. Oggi sei in perfetta sintonia con la natura. Potresti tentare di concentrare le tue energie sulla creazione di qualcosa. Hai bisogno di molto affetto nella tua vita per sentirti al meglio. Per lei, la casa chiama vendetta ma per stasera non ci volete pensare, faccende e spesa rimandate a domani. Ora solo un disco romantico, una cenetta a lume di candela e una notte vestita come Marilyn Monroe? Per lui, difficile conciliare il lato logico e razionale della vostra mente con quello perspicace e intuitivo, funzionate ma solo a corsie alternate, qui bisogna trovare lo switch. Colore delle emozioni, verde menta. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti. 10, attività, 8, finanze, 8, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.